buongiorno, ben ritrovati con la nostra rubrica Gossip Girl da Stefania Cattaneo. Il nostro gossip in apertura non può che essere quello di Diego Armando Maradona. Una ne fa, 100 ne pensa, e se non sono pensate comunque ne combina di belle. E infatti, dopo essere stato acclamato e esaltato da tutto in questo periodo del Covid per essere stato tra i primi a donare il suo stipendio alla squadra di calcio locale del Ginnasia, ecco che improvvisamente è apparso in rete un video diventato virale dove balla con la sua ex Veronica, fatica a parlare ma non fatica a tirarsi giù i pantaloni e mostrare il suo sedere nudo all'autrice o all'autore sfortunato del video, che ha dovuto immortalare quel momento. E tra l'altro, momento che va al di là del buon gusto o meno, fuori dalle norme igieniche di base del periodo del Covid, ed è stato fatto proprio nel giorno del gol del secolo, quello che lui fece nell'86 contro l'Inghilterra. Per un argentino che ci stupisce, un altro non smette mai di farlo, De Mauro Icardi, che nella festa del papà dell'Inghilterra ha postato una foto con la sua famiglia, le due figlie Isabella e Francesca avuta da Wanda Nara, il regalo che ha ricevuto un tavolo da sport con le sue iniziali, e poi i figli anche che Wanda Nara, i tre figli maschi avuti da Wanda Nara e Maxi Lopez. E questo da molti è stato giudicato come un qualcosa di cattivo gusto. Tra l'altro ha messo prima le sue figlie e poi quelle di Maxi Lopez, e comunque si è posto come padre nei confronti loro, e questo è sembrato un punzecchiamento inutile. Che non si punzecchia esplicitamente, ma lo fa pensare, sono Diletta Leotta e Ludovica Pagani, le due bellissime bionde del web che fanno sognare molti di noi. Ecco, attenzione, perché si assomigliano sempre di più, e quindi il loro stile, il loro aspetto fisico va talmente ad assomigliarsi che molti utenti si domandano se questo non dia fastidio alla più famosa Diletta Leotta, che sta facendo anche un programma dei nuovi podcast, una serie sul web che viene pubblicata, dove Fitness Confidential racconta tutti i trucchi di sportivi e colleghi, e tra gli ospiti più attesi ci sono Elodie ed Elisabetta Canalis. Nel frattempo una grande sportiva, Georgina Rodriguez, la moglie di Cristiano Ronaldo, si fa vedere in una veste un po' più bucolica, come è accaduto a molti, per esempio David Beckham, e fa una foto dove sta sulle palle di Fieno. La sua wax rivale Antonella Roccuzzo, la moglie di Messi, invece sogna l'Italia, sogna Milano, e si posta delle foto in via Monte Napoleone davanti al Duomo. Chissà che questa cosa non sia un desiderio non troppo nascosto. Nel frattempo Calehon rinnova, no attenzione, questo è un profilo fake, lo dice la moglie, dice: ma come ti permetti a scrivere una lettera ufficiale da parte di mio marito? Attenzione, ti denunciamo. E infine Federica Pellegrini si allena nel profilo ufficiale del CONI per gli Olympic Days con Valentina Marchesi, la pattinatrice, e ammette in questa circostanza che probabilmente non farà le vacanze se verrà confermata una gara che ci sarà tra l'11 e il 13 di agosto. Insomma, le notizie sono tantissime, mi raccomando, rimanete con noi perché il calciomercato e il gossip non dormono mai. Ciao!